Bene, sempre parlando delle teorie di Biglino, eravamo rimasti all'incontro, presunto incontro fra Abramo e Yahweh, o perlomeno Dio e i suoi due angeli, no? È da far notare come Biglino ipotizza che in realtà l'Eloha che Abramo avrebbe incontrato, il Signore che avrebbe incontrato, forse non era Yahweh, ma un altro Eloha. Forse dice El Shaddai, il Dio degli eserciti, non coincide con Yahweh, potrebbe essere stato un'altra divinità, o meglio un altro alieno. Un altro signore alieno, lui ipotizza appunto che in realtà il patto fra Yahweh e il popolo ebraico sia avvenuto solo appunto ai tempi di Mosè e prima Abramo avesse rapporti con un altro Eloha. Dunque, a questo proposito, io mi ricordo tanti anni fa di aver letto che, cioè tanti anni fa, qualche anno fa, di aver letto che una delle ipotesi correnti riguardo l'origine della religione ebraica, che appunto effettivamente Yahweh e El Shaddai sarebbero stati il Signore degli eserciti, sarebbero state due divinità diverse che sarebbero state unite in una sola, no? Solo che El Shaddai, il Signore degli eserciti, sarebbe stato in realtà appunto il Dio di Mosè, importato in Palestina, mentre Yahweh ci sarebbe già stato, no? Perché appunto il popolo ebraico sarebbe risultato dalla fusione di due popolazioni diverse, una che viveva già in Palestina e l'altra che sarebbe immigrata, no? Perché appunto la critica storica ha stabilito che l'invasione, cosiddetta invasione degli ebrei in Palestina, è anch'essa una costruzione storica, cioè una costruzione mitica, leggendaria, no? Che ha ingigantito un evento storico particolare per cui probabilmente magari la schiera di proto-ebrei, diciamo, di semiti sarebbe immigrata in Palestina dall'Egitto, magari conquistando con delle guerre la regione palestinese, forse erano poche centinaia di individui, no? Non è che, anche perché se fosse stata una grande emigrazione, fosse stata una schiera enorme come Biglino vuol far credere, no? Perché arriva a dire che sarebbero stati addirittura 6 milioni. A quel tempo 6 milioni di persone, non so neanche se nello stesso Egitto ci fossero già 6 milioni di persone, può darsi, ma certamente non c'erano 6 milioni di ebrei. E se avessero invaso questa enorme massa di individui, avesse invaso la Palestina, a parte il fatto che la Palestina non sarebbe stata capace di contenerli, non era sufficiente per contenerli, avrebbero dovuto, cioè, e sarebbero riusciti con un esercito del genere, cioè una popolazione del genere, quindi con un esercito di centinaia di migliaia di uomini, avrebbero dovuto conquistare un'area molto più vasta. E tra l'altro un evento del genere sarebbe documentato storicamente, nel senso che sia gli egiziani che gli altri popoli di un evento del genere dovrebbero aver avuto qualche registrazione e poi ci dovrebbero essere dei consistenti segni archeologici. E invece di fatto, a quanto ne so io, per esempio, si tenga conto che gli egiziani non hanno nessun ricordo di Mosè delle piaghe d'Egitto, cioè sono tutte cose che
che vanno ancora dimostrate, di cui non c'è la prova, no? E uno dirà, ah, ma com'è che queste cose non si sanno? Beh, è semplice, perché la gente non se ne interessa. In realtà vengono anche fatti dei documentari a riguardo. In ogni caso, se si volesse leggere i libri, le si saprebbero queste cose. Non è che queste cose non si sanno per un complotto dei preti, perché la gente non se ne interessa. E per questo poi, quando arriva Biglino a parlare di extraterrestri, no, la gente e poi lui vi aggiunge tutta una serie di notizie imprecise, abbastanza confuse su quello che avrebbe potuto succedere nell'antichità, sul fatto che le storie che ci raccontavano al catechismo da bambini non corrispondono minimamente alla verità storica, non una cosa che sanno benissimo tutti gli archeologi, tutti gli storici lo sanno benissimo, anche i teologi lo sanno, sì, e loro dicono, ma sono solo storie che vanno viste semplicemente come simboli di qualche cosa, no? Se proprio bisogna dargli un significato, ma non. E questo è importante sapere. Poi quando analizzeremo la critica, cioè faremo la critica storica delle teorie di Biglino, bisognerà tener conto di tutti questi fattori. Allora, comunque eravamo rimasti appunto ad Abramo, che incontra Yahweh, e allora Biglino dice, vedete, erano esseri materiali questo Dio e i suoi angeli, di conseguenza lui suggerisce l'idea che fossero alieni, non che fossero uomini come tutti gli altri, divinizzati, no, ecco, dovevano essere alieni. Soprassiede, è interessante notare, sull'episodio che avviene appunto durante questo incontro, che appunto il Signore profetizza, cioè dice, rinnova la sua promessa che Sara, la moglie di Abramo, avrà un figlio in tarda età, no? Cioè anche se è vecchia avrà lo stesso un figlio, no? E Sara dentro di sé ride alle parole del Signore e il Signore la rimprovera perché dentro di sé ha riso, no? Per dimostrargli che lui legge nei pensieri. È interessante notare come Biglino, non, almeno nelle conferenze, non so nei libri, ma non soprassiede su questo particolare dell'episodio, dell'incontro, no? No, perché sarebbe interessante pensarci su, perché il Signore aveva bisogno di impiantare un embrione fecondato in vitro, si suppone, no? In una donna che aveva già superato la menopausa, e in modo che potesse concepire un figlio, cioè non so, forse per, appunto, per dimostrare a Abramo che lui poteva fare di tutto e di più, no? Può darsi che questa sarebbe stata un'interpretazione che Biglino avrebbe potuto introdurre. Secondo me non l'ha fatto semplicemente perché non serviva a costruire la sua interpretazione, no? Questo proprio per suggerire l'idea che in fin dei conti lui prende determinati episodi della Bibbia e ne lascia perdere altri perché non entrano nella sua visione preconcetto, cioè che lui in realtà non fa scaturire tutto dall'interpretazione immediata della Bibbia, immediata e letterale, ma semplicemente ha costruito un'interpretazione e poi ha cercato nella Bibbia i vari episodi che potessero conformarsi, no? Comunque soprassediamo anche qui. È difficile soprassedere, perché nel momento in cui descrivo le teorie di Biglino è quasi gioco forza far notare, insomma, tutti quei particolari che non tornano, è quasi inevitabile. Comunque, il Signore se ne torna per i fatti suoi, i due angeli proseguono per Sodoma e Gomorra,
A Sodoma vive notoriamente il nipote di Abramo, che è l'unico uomo giusto in mezzo a tanti uomini corrotti, no? Allora, la Bibbia racconta che Sodoma e Gomorra furono distrutte perché appunto erano corrotte e poi c'è l'episodio del tentativo di stupro da parte di tutti gli abitanti maschi di Sodoma, no? Che cercano di stuprare i due angeli, no? Che appunto sono due uomini e hanno l'apparenza di due uomini e evidentemente, non so, a quei tempi era normale stuprare gli stranieri collettivamente. Medio orientale, a quel tempo ovviamente non c'erano criteri morali che abbiamo noi. Poi bisogna vedere quando è nata questa leggenda, cioè probabilmente è stata creata ad arte quando all'interno del popolo ebraico si è cominciato a condannare l'omosessualità maschile, forse, no? Ecco, per esempio, si può ipotizzare questo, ma a Biglino non interessa. Lui parla a volte di omosessualità, perché oggigiorno è inevitabile parlarne, soprattutto quando si parla di civiltà antiche, non c'è più la censura che c'era una volta, quindi però non è che faccia riflessioni più di tanto al riguardo. E invece, proprio per spiegare questo episodio, no, della distruzione di Sodoma e Gomorra dopo il tentativo di stupro, no, per cui gli angeli dicono a Lot, vattene via da questa città, tu e la tua famiglia, dunque lui, Biglino, cita invece un brano che si troverebbe invece nei testi mesopotamici, assiro-babilonesi, da quel che ho capito, in cui invece le due città sarebbe, cioè le cinque città della zona, perché non erano solo due ma ben cinque, adesso non mi ricordo i nomi ma me li sono scritti e segnati da qualche parte, magari più in avanti li citerò, no? Evento che comunque sulla cui storicità non c'è ancora alcuna prova, cioè che Sodoma e Gomorra siano realmente esistite, no? Le cinque città, e siano state distrutte da un cataclisma, non c'è ancora nessuna prova storica, perché non sono state trovate le rovine di queste città, non si è sicuro, cioè nella zona sono state trovate delle rovine, ma non si è ancora riuscito a ricostruire l'evento, a stabilire cosa ha distrutto Sodoma e Gomorra, cosa può essere stato. L'ipotesi più comune è sempre stata quella di un'eruzione vulcanica, in quanto la zona è vulcanica, no? E comunque appunto le due città sarebbero sprofondate nel Mar Morto, sulle rive del Mar Morto, e le loro rovine, diciamo, una delle teorie più accreditate è che le loro rovine si troverebbero sul fondo del Mar Morto, nella zona sud-est, potremmo dire. Dunque, secondo questo brano, le cinque città sarebbero state distrutte da Nergal, che avrebbe usato un'arma particolare, che avrebbe incenerito tutta la zona, cioè sarebbe stata una punizione divina dovuta non a motivi morali, ma a motivi puramente politici, perché appunto queste città si sarebbero volte, avrebbero rischiato di volgersi a un altro Eloha, cioè avrebbero abbandonato Nergal, che tra l'altro era il dio dei morti, no? Secondo la mitologia assiro-babilonese, ed era identificato col pianeta Marte, tra l'altro, no? Particolare interessante, no? E appunto questo dio avrebbe lanciato quest'area, e ovviamente Biglino interpreta la cosa come un'arma atomica, facendo anche riferimento a racconti simili che riguardano Mohenjo-Daro in India. E qui purtroppo sono costretto a chiudere e arrivederci.